L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Allora, in apertura ci occuperemo del cambio di colore della regione Campania, che da lunedì prossimo ritornerà in zona arancione, e scopriremo quali sono i nuovi provvedimenti contenuti nella ordinanza che è stata sottoscritta oggi dal governatore De Luca. Poi ci occuperemo di scuola. Il polifunzionale diventerà quanto prima tutto di proprietà della città metropolitana e sarà così destinato al liceo di Ischia. Poi le vaccinazioni a Procida, oggi sono state eseguite in via del tutto eccezionale presso la sede municipale di Procida. Per gli ultra settantenni sono stati circa 650 i procidani che hanno ricevuto il vaccino oggi. E poi la pagina sportiva del sabato, con il Real Forio che ha esordito in campionato di eccellenza con una sconfitta casalinga 3-0 con il Napoli United, e domenica mattina il Varano è atteso a Pianura. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Sono di fronte a te ogni giorno. Sono l'Italia innovativa, che ricostruisce su basi più solide. Sono l'Italia produttiva, che non si ferma mai. Sono l'Italia solidale, che non lascia indietro nessuno. Sono l'Italia accogliente, che valorizza le sue eccellenze. Sono l'Italia caparbia, che vuole vincere insieme a te. Con i BTP Futura sostieni il paese e la campagna di vaccinazione e dai forza al tuo domani. Sottoscrivili dal 19 al 23 aprile. BTP Futura, perché l'Italia cresce con te. Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato. Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati. Per la salute dei nostri pazienti, ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione, dagli altissimi standard tecnologici, con riduzione delle dosi di radiazioni. Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione, per la salute degli isolani. Grandi saldi per grandi marche. Cogli le grandi offerte di Arpel. Da sempre punto di riferimento per ischitani e turisti. Le migliori marche a prezzi mai visti prima. Sconti fino al 70% per prodotti firmati Alviero Martini Prima Classe, Gams, Gattinoni, Mazzini, Biasia Francesco e tanti altri. Arpel è borse, portafogli, cinture, accessori, articoli viaggio ed anche abbigliamento di Alessandro Legora. Questo è il momento di acquistare. Ad Ischia, in Corso Vittoria Colonna. Arpel, grandi saldi per grandi marche. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati, e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni. Realizzazioni personalizzate e su ordinazione. Dopo il terremoto del 21 agosto, da Casa Micciola ci siamo trasferiti a Forio. La passione per l'arte. Keramos, la ceramica di Ischia. Una lunga storia senza fine. Questa sì che è vita, ragazzi. Dicevano, la marijuana non porta la droga pesante. Dai, tanto. Vuoi un altro tiro? No. Certo. Mentivano. Scopri la verità sulla marijuana. No alla droga.org. Pubblicità Media and Service. Buono pubblicità.
Agenzia Stampa e Propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Da lunedì la Campania in zona arancione, provvedimento del ministro Speranza. Intanto il governatore De Luca ha disposto le riaperture per il commercio e la scuola. Pronti per l'acquisto di tutto il polifunzionale, il comune di Ischia ha dato l'ok per la vendita alla città metropolitana di un'altra ala del complesso di via Morgioni destinato al liceo. A Procida le vaccinazioni alla sede del comune. Oggi gli ultra settantenni sono stati vaccinati nella sede straordinaria. Soddisfatto il sindaco Ambrosino. Lo sport, il calcio, Real Forio sconfitta rotonda contro il Napoli United. Finisce 3-0 l'esordio casalingo della squadra di Mister Leo. E domenica mattina Barano in trasferta a Pianura. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia nell'edizione del weekend. Partiamo con il meteo. Infatti la Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo per piogge e temporali, valevole dalle ore 12 di domani domenica fino alle 12 di lunedì 19 aprile. La scuola. È stato fatto un passo avanti per la soluzione del problema degli istituti superiori dell'isola d'Ischia. Il comune d'Ischia ha infatti trasmesso il benestare per la cessione alla città metropolitana dell'altra ala del polifunzionale di via Morgioni. Così si avvierà finalmente il progetto che prevede la riunificazione del liceo in un unico stabile e la destinazione dell'ex liceo scientifico di Lacquameno all'istituto Telese di Fondobosso. Ma sull'argomento abbiamo ascoltato il vice sindaco della città metropolitana, Domenico Marrazzo. Sentiamo. Il sindaco del comune di Ischia, Enzo Ferrandino, ha risposto alla nostra nota con la quale ha dato la disponibilità ad alienare l'altra parte del polifunzionale che non è di nostra proprietà. E voi sapete bene che nel 2012 l'ex provincia acquistò una parte del polifunzionale, ora rimangono altri 1383 metri quadri che sono di proprietà del comune, quindi dove ci sono 20 aule all'interno. E quindi ieri proprio è arrivata la nota del sindaco che gli ha dato la piena disponibilità, ovviamente dicendo anche in questa nota che l'immobile ha tutte le certificazioni necessarie e idonee affinché lì, anche in quella parte, possano diciamo, essere utilizzate come sede scolastica. E poi chiaramente ricordiamo un po' qual è il disegno degli spostamenti. Una volta acquisito quest'altra ala del polifunzionale, tutto il liceo dovrebbe trovare spazio lì al polifunzionale, esatto. Liberando la struttura di Lacquameno. Liberando la struttura di Lacquameno, e ovviamente la struttura di Lacquameno verrà data appunto al Telese, perché Telese purtroppo soffre, soffrono sia gli studenti, i genitori e i docenti, di carenza di spazi, ma è un qualcosa di strutturale che viene da molto tempo dietro, e non è giusto che i ragazzi nel 2021 facciano ancora i doppi turni. Quindi efficientiamo il fatto che il liceo avrà un'unica sede, quindi si troveranno tutti al polifunzionale, liberando di conseguenza gli spazi all'interno della sede di Lacquameno, e quindi le aule verranno date all'istituto Telese. Ovviamente tutto questo al netto delle richieste del sindaco Pascale, che le ha più volte chiesto spazi invece per l'istituto comprensivo Lacchese. Assolutamente. Con il sindaco Pascale c'è la massima collaborazione, tant'è vero che già subito nel post terremoto ne abbiamo dato delle aule per la scuola appunto comunale, che tuttora sono occupate all'interno della sede di Lacquameno, e quindi capisco perché tutti hanno bisogno di ulteriori spazi, però dobbiamo, per la nostra competenza, che è quella sulle scuole superiori, ovviamente prima risolvere i problemi delle nostre scuole ed essere disponibili e solidali anche con gli altri, tant'è vero che le aule sono tuttora occupate dalla scuola comunale.
Ed ora a Procida, dove è stato convocato il Consiglio Comunale per lunedì prossimo con inizio alle 16.30. All'ordine del giorno una serie di interrogazioni del gruppo consigliare Procida per Tutti sulla gestione della pagina Facebook del Comune, le vaccinazioni, i contributi economici alle associazioni e l'illustrazione del progetto della Casa dell'Acqua. Ci sono poi una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio e ancora l'approvazione di una serie di regolamenti riguardo la disciplina delle sponsorizzazioni, il canone patrimoniale dell'occupazione del suolo pubblico, i controlli interni sulle società partecipate, il contributo di sbarco ed il regolamento di contabilità. Il Consiglio Comunale di Procida sarà trasmesso lunedì prossimo dalle ore 16.30 in diretta da Teleischia. Ed oggi sabato, dalle 9 fino alle 18, presso la sede municipale di Procida sono state effettuate le vaccinazioni degli ultra settantenni, 650 i vaccini somministrati. Soddisfatto il sindaco Ambrosino. Vediamo il servizio. Sindaco, allora buongiorno, primo giorno non di vaccinazione ma al plesso comunale, tutto sembra procedere per il meglio. Sì, la cosa più importante è che ci sono tantissimi concittadini che hanno deciso di vaccinarsi, quindi alla fine hanno vinto anche qualche timore rispetto ad AstraZeneca, che è il vaccino che comunque è stato somministrato nella maggioranza dei casi. Chiaramente sono stati somministrati anche gli altri due vaccini sulla base della valutazione che hanno fatto i medici caso per caso. So che comunque sono stati gentili, cortesi, disponibili i medici, perché hanno fatto un'anamnesi spesso anche con le persone che accompagnavano i vaccinandi, e quindi sono soddisfatto di questa disponibilità. I numeri importanti comunque ci spaventavano, nel senso che coinvolgere centinaia di persone in un appuntamento quale quello della vaccinazione prevedeva una determinata organizzazione. Penso che con il grande impegno di Protezione Civile, Vigili Urbani, c'è stata una situazione che è stata gestita con abbastanza velocità. Tutto sommato penso che alla fine stia andando bene, quindi auspico che i medici tornino in terraferma avendo esaurito i vaccini qui a Procida, perché sarà la dimostrazione che la gente ha dato grande disponibilità e ha apprezzato questo appuntamento. Salvatore, buongiorno. Allora stamattina inoculazione del vaccino. Sì. Come è andata e la disponibilità anche da parte dei dottori? Benissimo, benissimo, è andato benissimo, tutto bene, e sono contentissimo dei dottori che ho avuto a che fare. Quindi sai anche già il vaccino che hai fatto? Sì, l'AstraZeneca. L'AstraZeneca. Poi ti hanno fatto stare un po' seduto da qualche parte, un quarto d'ora? Sì, esattamente, sono stato un po' seduto 5-10 minuti, mezz'ora. Questa paura che nel tempo questa AstraZeneca stava in un qualche modo alimentando tanta paura nella gente, tu non hai avuto paura di farlo? C'è la vergogna che la gente che ci specula sopra, lì è la cosa vergognosa che fa, secondo me fa schifo un po' a tutti in Italia, perché è intollerabile sentire una persona che specula su una persona che sta malata, che deve fare il vaccino, che c'è i problemi, perché certamente nessuno di noi è una cosa piacevole fare, però purtroppo è successo quello che è successo, e tutti quanti ne dobbiamo essere consapevoli di questo. Ed ora la buona notizia dell'arrivo in Italia di nuove dosi di vaccino. Infatti sono oltre 400.000 le dosi di vaccino Moderna che sono arrivate nella serata di oggi al Lab Nazionale Vaccini del Ministero della Difesa, che è situato all'interno dell'aeroporto militare di Pratica di Mare. State vedendo le immagini proprio nel momento in cui, ecco, le dosi di vaccino vengono scaricate con i loro contenitori. Il lotto sarà poi distribuito a tutte le regioni a partire dalla giornata di domani. E sui timori dell'utilizzo di alcuni vaccini, così come si sono propagati in queste settimane, è intervenuto anche l'eurodeputato campano Pier Nicola Pedicini. Sentiamo le sue argomentazioni. Bisogna tener conto che i vaccini hanno dimostrato da una parte di essere efficaci, paesi come il Regno Unito, come Israele, altri paesi nel mondo hanno ormai abbattuto fortemente i numeri sia del contagio che delle morti. Però detto questo, alcuni vaccini, quello di AstraZeneca, Johnson & Johnson, tutti quelli un po' basati sul virus, sul vettore virale, hanno dimostrato che ci sono anche degli importanti effetti collaterali. Sono molto rari, ma sono gravi. Quindi bisogna prendere coscienza di questo e bisogna affrontare questo problema. È la parte politica che deve intervenire
coinvolgendo i medici, perché i medici possono eliminare questo rischio, selezionando le persone che possono avere degli effetti collaterali gravi, è possibile individuarli prima perché hanno dei fattori di rischio. Tutte quelle persone che hanno avuto già degli eventi ischemici, delle tromboembolie, debbono essere escluse oppure debbono fare altri vaccini. In questo modo quel rischio va ridotto a zero. Se si riduce quel rischio a zero si ottiene anche una maggiore campagna vaccinale, perché le persone sono più sicure, si affidano, hanno più fiducia delle istituzioni e quindi c'è meno paura di fare i vaccini. Ma il ritardo maggiore è la paura che hanno le persone di fare le vaccinazioni. Bisogna rimuovere questa paura. Per rimuovere questa paura bisogna passare attraverso un approccio razionale ma anche trasparente. Bisogna dire che ci sono dei problemi, se ci sono dei problemi, e evitare che quei problemi si possano effettivamente verificare. Si fa coinvolgendo i medici, non facendo un'accelerazione d'amblè senza evitare che questi rischi possano essere corse dalle persone innocenti. Noi non possiamo sacrificare persone innocenti per salvare delle altre persone. Bisogna salvare tutte quante le persone possibili, ma non sacrificando delle persone innocenti. Si può fare se la politica interviene in maniera razionale. Ed ora il consueto aggiornamento sulle vaccinazioni eseguite in Italia e in Campania. Fino alle 17.05 di oggi, 17 aprile, sono state effettuate in Italia 14.785.115 vaccinazioni. In Campania le dosi consegnate a tutt'oggi sono 1.444.845. Ad oggi sono state vaccinate 1.252.972 persone. La percentuale sulle dosi consegnate è pari all'86,7%. Ed il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, è in procinto di firmare in queste ore 9 ordinanze che andranno in vigore a partire dal lunedì prossimo 19 aprile. Come abbiamo più volte annunciato ed è stato annunciato da tutti i media, passerà in area arancione da lunedì la Regione Campania. Ed il presidente della Campania, De Luca, ha firmato oggi un'ordinanza, la numero 14, con ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio, che partiranno da lunedì prossimo, connesse all'inserimento della Campania in zona arancione. Dal 19 aprile al 15 maggio ci sarà l'apertura di esercizi commerciali e dei servizi alla persona, come barbieri, parrucchieri ed estetisti. Sarà permessa dalle 7 alle 21.30, senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale. Per quanto riguarda la scuola, in funzione della ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza, è disposta la riattivazione dei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale in tempo utile per consentire l'operatività dei servizi scolastici nel rispetto delle disposizioni in tema di limiti alle presenze a bordo degli autobus che trasportano non solo le altre persone, ma soprattutto gli studenti all'entrata e all'uscita dalle scuole, entrate ed uscite che, come sapete, dovrebbero essere scaglionate, così come sono state l'altra volta. Ed a proposito di aggiornamenti del contagio, nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, ad oggi 17 aprile il totale di attualmente positivi è di 505.308, con una decrescita di 1.430 assistiti. Rispetto a ieri, i deceduti sono 310, il totale sale a 116.676. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 3.235.459, con un incremento di 16.484 persone. Tra gli attualmente positivi, 3.340 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 26 pazienti. 24.100 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 643 pazienti. Infine, 477.868 persone sono in isolamento, senza sintomi o con sintomi lievi. Per quanto riguarda la Campania, sono 2.232 i nuovi positivi al Covid in Campania, di cui 761 sintomatici su 22.075 test molecolari esaminati. Balza in avanti il numero dei ricoveri. In 24 ore i posti occupati in intensiva salgono a 145, quelli in degenza a 1.532. Il bollettino odierno dell'unità di crisi segnala anche 12 nuove vittime e 1.937 nuovi guariti. E nell'ultimo rapporto dell'unità di crisi della Regione Campania sull'epidemia figurano 23 nuovi contagi relativi alle isole del Golfo di Napoli.
Si tratta di 10 cittadini che risultano residenti nel comune di Forio, 6 ad Ischia, 6 a Capri ed 1 a Procida. Ed ora la pagina sportiva con il calcio giocato nel sabato pomeriggio in Eccellenza. Pesante sconfitta per il Real Forio per 3-0 nel primo match di questo mini torneo di Eccellenza contro il Napoli United. La squadra di Flavio Leo è scesa in campo col coltello tra i denti contro la forte formazione napoletana, ma dopo la rete nel primo tempo, nella ripresa Giordano ed il neo entrato Evacuo hanno configurato il 3-0 finale. Rivedremo la replica della telecronaca domenica sera a partire dalle 21.30, ma intanto vediamoci la sintesi. E parte Real Forio Napoli United. Attenzione a questo pallone al centro ed è proprio Dieng a colpire il pallone di testa. Ferisce allargare dall'altra parte dove c'è Florenzio Passi, la conclusione, la marra. Ad avere una continuità di trama. Intanto Massimo De Luise il sinistro da lontano, gli resta un po' sotto. Ci pensa. Attenzione, intanto ancora Real Forio con De Luise all'indietro verso un compagno che non c'è, Cantelli però conserva il possesso per il Forio e poi la conclusione di Sorrentino. Marigliano che parte dalla sinistra, prova ad accentrarsi, non riceve il pallone per la buona opposizione della difesa, ma intanto è ancora Napoli United questa conclusione. Attenzione intanto a Sirabella che deve opporsi, poi arriva Veneziano. Ancora Angelino Marigliano per D'Angeli il cross a cercare Ciavarria con la testa per il gol del Napoli United e si riparte. Non neanche il tiro dalla bandierina, battuto intanto il fallo di fondo, Fiorentino al centro dell'area, non c'è niente, dice il direttore di gara, si lamenta il giocatore foriano che chiede spiegazioni. Lorenzo Piassi per Marigliano ancora verso Giordano prova ad accentrarsi, Giordano la parata di Lamarra che però non riesce ad evitare il raddoppio della squadra ospite. Ciavarria, Capuano a lottare con Ciavarria, Iacono intanto apparecchia per Florenzio Piassi, a cercare Cantelli che ha un altro passo verso D'Angeli, Cantelli sul fondo, ancora Cantelli, il pallone per De Luise, respinto. De Luise prova a scavalcare D'Angeli, ora Cantelli nell'area di rigore della Fro Napoli. Cantelli con il destro respinge il pallone Dieng che indovina bene la diagonale, ancora calcio d'angolo. Ottima questa chance per il Real Forio al 25esimo. Ancora Cantelli con il destro, la toglie dalla porta. Ancora il reparto più in sofferenza del Real Forio. Intanto una girata vincente di Pasquale Evacuo. Gol meraviglioso del giocatore con la maglia numero 16. Cantelli intanto sulla sinistra, Cantelli per addolcire il parziale del Forio. Questo tiro ancora di Cantelli parato da Petriccione. Migliaccio intanto va a recuperare questo buon pallone, prova a giocarlo verso Fiorentino. Fiorentino attacca la profondità, poi il tentativo da fuori e la parata e finisce qui. 3-0 per il Napoli United. Ed ora passiamo ai commenti del dopopartita. Ascoltiamoci i due allenatori al termine del match, Flavio Leo e Salvatore Fasano. Sentiamo. Con mister Flavio Leo al termine di Real Forio Afro Napoli, mister, un primo tempo con tante indicazioni positive, tanti sprazzi positivi, un punteggio decisamente troppo largo per una partita che forse poteva essere giocata un po' meglio dalla squadra padrona di casa. Guarda, io sono abbastanza contento del lavoro che hanno fatto i ragazzi, perché comunque partiamo sempre dal presupposto squadra giovane, squadra comunque che sta lavorando per l'anno prossimo, quindi diciamo che il nostro obiettivo è quello. Ci tenevamo a fare bella figura, sicuramente l'abbiamo fatto a tratti, però sicuramente abbiamo fatto tanti errori. Sono contento della linea difensiva, ha lavorato molto bene, però proprio con la linea difensiva abbiamo preso
tre gol comunque su errori nostri, non chiudendo delle diagonali facilissime sulle quali stiamo lavorando chiaramente da tanto tempo. Però l'atteggiamento non mi è piaciuto sinceramente, perché ho visto una squadra che comunque il solito problema, le prime difficoltà si tira indietro, mentre invece io lì mi aspetto una squadra che comunque sia un po' più combattiva, un po' più determinata, un po' più aggressiva e che comunque comincia ad alzare un pochettino questo tipo di asticella. Però devo dire che abbiamo chiaramente trovato un'ottima squadra, forte fisicamente, attenta. L'unica cosa che voglio dire chiaramente ai miei ragazzi è quello che comunque avevamo la neve in tasca, eravamo troppo vogliosi, magari con un po' più di calma quando abbiamo messo palla a terra abbiamo giocato anche abbastanza bene. Sul risultato penso anch'io sia un po' pesante, però loro hanno sfruttato tutte le occasioni che gli abbiamo concesso ed è chiaro che fondamentalmente nel momento in cui giochi contro giocatori di questo calibro è chiaro che al primo errore ti penalizzano, ti purgano. Mister Fasano, al termine di questa partita una vittoria netta, comincia il cammino della Fro Napoli nel modo migliore? Sì, è una vittoria, le vittorie sono sempre il primo alimento per chi fa questo sport, quindi siamo ovviamente soddisfatti perché comunque anche visti i primi 10 minuti in cui comunque il Forio ci ha tenuto testa con veemenza, con spirito, ce l'aspettavamo, quindi abbiamo avuto sicuramente poi siamo venuti fuori con tanta qualità che abbiamo negli 11 calciatori, ma anche in quelli che sono subentrati, quindi la squadra è molto forte, molto tecnica e quindi poi abbiamo fatto tre gol molto molto belli. Peccato perché avremmo dovuto sfruttare meglio delle transizioni sia nel primo tempo che nel secondo, una clamorosa, però il ragazzo ha già chiesto scusa ai compagni. E poi c'è un aspetto importante, che abbiamo fatto esordire un difensore 2003, il ragazzo, quindi è... Chi ha fatto gol? No, il 2003 non ha fatto gol, però su un calcio d'angolo lo stava per fare. È una soddisfazione perché comunque la nostra società ha obiettivi ambiziosi, quindi far esordire un ragazzo così giovane è un orgoglio per tutti quanti, perché è un ragazzo che sta con noi da più di un anno e mezzo, ha fatto adesso 18 anni e l'abbiamo potuto tesserare. Quindi abbiamo dovuto seguire un po' tutta la trafila, ovviamente la società ha avuto merito in questo, sia nel trovarlo, e poi l'abbiamo inserito pian piano e oggi era l'esordio completo. Domenica mattina torna in campo il Barano di mister Gianni Di Medio contro il Pianura. Ascoltiamoci al proposito il direttore sportivo bianconero Mario Terracciano. Per preparare questa sfida con il Pianura, lo ripetiamo, non c'è l'assilo della classifica, però immagino che non ci sia neanche, direttore, nessuna voglia di andare a Pianura per una figuraccia. Sì, sappiamo che andiamo a Pianura a incontrare una buona squadra come l'è stata domenica scorsa, e semplicemente ho chiesto ai ragazzi di ripetersi nella prestazione, ma più che altro in termini di approccio, di impegno, di personalità. Poi il risultato è figlio di tante situazioni, quindi a me la cosa che importa è vedere i ragazzi approcciare e impegnarsi come hanno fatto domenica contro una buona squadra, qual è stato l'Ischia. Noi gliel'avevamo chiesto un parere sulla gara con l'Ischia, immagino che di indicazioni positive ne siano arrivate tante, direttore. Sì, a mio parere sì, anche perché la nostra è una squadra, ricordo che formata e imbottita di tanti giovani, l'età media comunque siamo intorno ai 22 anni, dall'altra parte incontravamo una signora squadra con giocatori anche di categoria superiore. Personalmente non sono che felice per quello che è stata la prestazione, meno per quello che è in termini di risultato, perché poi alla fine nel calcio si sa, quello che conta sono soprattutto i risultati. Pallanuoto Serie B, l'Ischia Marin Club batte anche la San Mauro 16-7, risultato finale, resta saldamente in vetta la classifica. Stasera di sabato alle 22:30 circa Teleischia trasmetterà in differita il match che sarà ripetuto e replicato anche durante il corso della giornata di domenica.
Tra gli appuntamenti, il Rotary Club Napoli-Castel dell'Ovo è il capofila di un evento realizzato con altri 26 club, compreso lo storico club di Ischia, che si svolgerà lunedì prossimo alle 19.30 sulla piattaforma Zoom. Il titolo dell'evento è Rotary, scenari futuri. La conversazione sarà a cura della past governor distrettuale Maria Rita Acciardi. Il 17 aprile 1898 moriva a Casamicciola Don Giuseppe Morgera, parroco di Santa Maria Maddalena. Il 13 novembre 66 i suoi resti furono traslati dal cimitero alla chiesa parrocchiale. La causa per la sua beatificazione si tiene a Ischia nel 91 ed è in fase di prosecuzione a Roma presso la congregazione competente. Il 23 aprile 2002 Don Giuseppe Morgera è stato proclamato venerabile. Ed ora, prima di chiudere, come sempre, spazio al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovasche. In montagna, molte nubi con deboli piogge. E chiudiamo così questa edizione del telegiornale. Vi auguro buona domenica, vi lascio in compagnia dei nostri programmi e ci ritroviamo come sempre lunedì alle 14. Arrivederci.